6 mesi dal tavolo ministeriale su Sanac, tutto tace. Fictam CGIL e Wiltech CGIL lamentano l'inesistenza degli ordini che dovevano arrivare da Acciaierie d'Italia e l'infinita attesa per la pubblicazione del bando di vendita. L'ultimo appuntamento che noi abbiamo avuto con il MIMIT è stato ad aprile del 2023. In quell'occasione ci è stata data la disponibilità da parte della sottosegretaria Bergamotto di un'opera di moral suasion nei confronti di Acciaierie d'Italia per riprendere gli ordini. Di fatto questa moral suasion si è rivelata improduttiva perché gli ordinativi nei confronti di Sanac da parte di Acciaierie d'Italia non sono ancora stati ripresi. In quella sede, oltretutto, c'è stata la presentazione del bando, un bando che ha avuto da parte della gestione commissariale le stesse modalità di presentazione, quindi con la vendita degli asset di Sanac nella loro interezza, ha ricevuto il benestare dalla commissione dei creditori. Di fatto, dal mese di giugno il bando è fermo al MIMIT in attesa appunto della sua pubblicazione. La situazione attuale sembra legata indissolubilmente a quella di Taranto. Noi come Fictam CGIL siamo convinti della necessità di legare la vertenza di Sanac, quindi del futuro dei quattro stabilimenti, a quella che è la vertenza di Acciaierie d'Italia, visto che oggi anche sul sito di Massa lavoriamo per 2 settimane perché ci è venuta a mancare di fatto tutta la parte degli ordinativi che sono afferenti alle produzioni che erano rivolte verso Taranto. Venerdì una delegazione partirà da Massa per partecipare alla manifestazione indetta dai metalmeccanici di Taranto con un presidio sotto al ministero.